domani e poi c'è capirà. Siamo nel centro di Vukovar, che è praticamente un susseguirsi di difficili fatti edifici quasi rifatti. Questo è il fiume Vuka, fiume distesa dei ghiacci fondamentalmente. La cosa incredibile è che ci stanno tre tipi di edifici. Quello rifatto bene, quello rifatto che si vede che è stato rifatto, che praticamente gli hanno dato una stuccata ai buchi delle pallottole e dei proiettili, l'hanno ridipinto, però si vede la differenza a causa dell'umidità e cose del genere. Poi c'è stato l'edificio che hanno lasciato così, che lasciano così per far vedere. Ma questa è una zona fondamentalmente rifatta. Insomma è il centro. Vedete anche quell'hotel, c'ha dei buchi sulle pareti. Insomma rifatta, stanno a rifare. Sono passati 20 anni dal 91, stanno rifacendo. Adesso ci dirigiamo verso il memoriale delle vittime, che è quello laggiù, quella croce laggiù, delle vittime che hanno lottato per una Croazia libera. Però mi ha detto, c'ho anche un DVD, un gran bel DVD. Mi hanno regalato, c'ho in tasca. E niente, pensavo fosse un'altra cosa, Vukovar, ma stanno ricostruendo, insomma, uno ci veniva 10-15 anni fa. Adesso bene o male, perlomeno la parte centrale la stanno ricostruendo. Poi si vede le strade, si vede proprio edifici abbandonati. Proprio poi. Altro proprio i missili lasciati là, eccetera eccetera, quello è un po' pesante l'atmosfera mentre si arriva a Budgo, però adesso arriviamo al memoriale e finiamo un video anche a mano se ghiaccia Pavrid. Bella giornata, questo sole, che sole non è, però insomma, caspita, a Croazia c'è proprio un altro clima, A parte il primo giorno di pioggia, a riega fiume, ma una pacchia questa, veramente, a parte qualche nevicata notturna, ma di notte se dorme. Comincia la parte scivolosa. Che trovi? Un minimo di ghiaccio ci vuole da 90. Tutta ricostruzione, sta parte, grandi gru che saranno qua da tanto tempo.